Buongiorno! 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 Ancora! Sì, bisogna salutare. Buongiorno! Ogni persona. Ciao, Calogero! Ciao, Michele! Ciao, Gesualda! Vabbè, basta, ciao, vabbè, basta, vabbè, basta, vabbè, basta, vabbè, basta! Allora, siamo diretti dove? Eh? Beato te! Che si trova a Milano. Andiamo a mangiare la cotoletta. C'è la cotoletta, la pizza, la burger. Ci sono tante cose buone. Faremo un mappazzone di roba. Andiamo prima a mangiare e poi andremo alla scoperta di un'altra panchina che si trova più o meno lì in zona. Ma questo lo vedremo dopo. Siamo arrivati in via Santa Natalone 16 a Milano da Beato Te. Beato Te. Andiamo a mangiare. Allora, intanto abbiamo preso da bere e stiamo decidendo sul mangiare perché è pieno, pieno di roba da scegliere. Non sappiamo cosa prendere. Cosa prendi? Non lo so. Grazie. Quella mia. Bella. Vai. Speravo che arrivassero i patatini prima, ma. Ce le mangiamo anche dopo, tranquillo. Grazie. Ma che bello. Allora, io ho preso piovono polpette, pizza gourmet con polpette e burrata. Tu cosa hai preso, Carlotta? Io ho preso sotto il sole. Una pizza con un impasto di al nero di seppia con zola, stracciatella, guacamole, pomodorini gialli e pistacchio. Buon appetito. Perché non è finito tutto? Sono piena. Sono ubriaca pure. Meno male che vedo. Meno male che guido io. Guarda, una sicurezza. Vabbè, io non ho bevuto tanto. Mamma mia. Acqua ho bevuto. Ma sei pericoloso anche quando non bevi. Comunque io ho finito tutto. Siede, è leggermente tanto, però ci sto. Meno male che era gourmet. One hour later. Pranzo della domenica da Beato Te è finito. Avete visto le pizze? Come sono le pizze? Gourmet, sono buone, erano buone, sì. L'impasto era buono, soffice, lievitato bene. Inizialmente. E poi dopo digerisci in fretta. E adesso digerito subito. Possiamo tornare a mangiare, giusto? No, basta. No, basta. Il tuo impasto era col nero di seppia, era buono. Sì. Era buono, perché l'ho assaggiata anch'io. Cosa? Cosa stai dicendo? Niente. Dormo. Adesso siamo in macchina, Carlotta dorme e io guido. E andiamo a vedere una panchina. Panchina gigante di Barengo, che è vicino a Novara, da quelle parti. Sì, dove ha perso le scarpe il signore, si dice a casa mia. Non è che ho, come si dice, cosa? Bestemmiato. La signora non è che dice che poi ho bestemmiato. No. Pantone. Che pantone? Non ho bestemmiato. È una cosa che si dice a casa mia. Ah, ok, giù. In terronia. Siamo arrivati a Barengo. Svolta adesso a sinistra e prendi SP21. Svoltiamo a sinistra e prendiamo l'SP21 e andiamo alla ricerca di questa panchina. Intanto SP21 per un chilometro. Vediamo un po' com'è il panorama dalla strada. Che ne dite? Oh. Siamo arrivati a Barengo, questa bellissima chiesa, e invece di là c'è un castello. Non c'è nessuno. Sembra veramente un paese
fantasma. Il navigatore diceva di qua, in questa via, quindi seguiamo il navigatore. Andiamo. Cerchiamo la picchina. Dopo andiamo a bere la cioccolata al cieco, sì. C'era un barrettino, un circolo. Abbiamo detto a voce alta, adesso ci prendiamo una bella cioccolata e si è chiuso dentro. Cioè vogliono dare la cioccolata, perché vabbè, sanno che non dobbiamo più mangiare. Abbiamo mangiato con un maiale. Mamma, che salita! Mi sento con le scarpe. Forse l'abbiamo trovata. Una battuta. No, come una battuta? No. È di qua. Gente. Dove? Dov'è sta panchina? Siamo in mezzo al nulla, in mezzo ai campi. E non c'è più la panchina. L'abbiamo trovata. Eccola. Eccola lì. Eccola qui. La panchina numero 130. Sali. Un attimo. Vuoi una mano? arrivo. Uno, due, oh, tre, tac. Eccoci. Sicuramente non vedrete niente perché abbiamo il sole contro, però abbiamo trovato la panchina numero 130. Abbiamo l'adesivo da attaccare su un'altra panchina conquistata. Perché conquisteremo noi? Ehi, prof, che cosa facciamo stasera? Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo. Tac. E un'altra panchina è stata conquistata da Ideca. Stavi cadendo. Adesso vi faremo vedere panorama che non si sono case, sono le case, c'è la campagna, però vabbè, dai, tranquillo, meglio di niente. Adesso ci mettiamo qua e ci rilassiamo. Dopo questo breve video vi abbiamo fatto vedere anche la panchina 130 di Barengo in provincia di Novara, e avete visto anche le nostre magnate in un posto a Beato Ter di Milano, che ve lo consigliamo per le pizze. Per il resto non abbiamo assaggiato niente, però le pizze buone. Era bello, c'era pure il risotto che non ho visto, sennò... Vabbè, la prossima volta. La prossima domenica ci va piaciuto meglio ancora. Non ci sono, la prossima domenica. No! Allora ragazzi, ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima nostra avventura. Iscrivetevi al canale, se vi piace il canale, i nostri video. Mettete un like se vi è piaciuto il video e commentate. Insultateci. Ci devono insultare. Se vogliono sì, basta che commentano, anche un insulto va bene. Va bene, allora ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!